Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Siamo di nuovo in diretta, bentornati a tutti o benvenuti in base a se già ci stavate ascoltando o vi siete collegati solo ora. Siete in collegamento con Risto Radio Convento, la web radio del convento di Lunato del Garda. È sabato sera e questo è lo spazio dedicato ai nostri festeggiati, per raccontarsi, per raccontare. Questo è il nostro motto e direi che non c'è modo migliore di cominciare. La stiamo anche inquadrando dalle nostre webcam con una chiaramente protagonista della serata, ma una ragazza che insomma già nel suo abito dimostra di essere nel posto giusto, come si dice, nell'occasione giusta, nel posto giusto. Intanto diamo il benvenuto a Martina. Grazie mille, ciao a tutti, mi chiamo Martina, vengo da Vicenza e sono qui con la mia tribù. Addirittura tribù, così certo. La chiami, così la chiami, tribù parlante, perché esatto, solitamente esatto, è esatto. Una, come dire, è una definizione che si dà per gli animali, invece loro parlano. Sì, sono... No, loro parlanti, sono ancora in grado, molto bene. Come mai tribù? Come mai questa definizione? Tribù, team, chiamali come le vuoi. Sempre una T di mezzo. Sì, esatto. Oh, okay. Importante che ci sia una T. Esatto, una T ci sta. Una T sempre. C'è sempre. Ok. Allora, raccontaci un po', io ho, come dire, messo un po' di suspense sul tuo vestito, sul tuo abito. Chi sta guardando la webcam o chi la guarderà lo può notare, ma chi ci ascolta in radio no, quindi direi che dovresti anche descriverti, dai. Oddio, questa sera mi hanno vestita da suora. Sì. Per molteplici motivi. Partiamo dal primo. Dal primo, perché canto in un coro gospel. Davvero, ma che bello, a Vicenza. Esatto. Lo sai, vero, che ti sei fregata con le tue mani per questa cosa. Free Soul Singer, vi saluto tutti. No, dillo ancora. Free Soul Singer, faccio parte dei Free Soul Singer. Scusa, ah no, pensavo fosse un'offesa, no. No. Ah, è il nome. No, scusa, il Free coro, Soul. Ah, Free Soul. Free Soul come il genere musicale. Esatto. Ok. Un coro da Castegomberto. E quest'anno festeggiamo il 10° anniversario, tanto per fare un po' di pubblicità. È giustissimo, tu ne fai parte da quanto? Da quasi 3 anni. Quasi 3 anni, esatto. Quindi novella ma non troppo. Esatto. Tanto per rimanere in tema di... Mi ha portato dentro la mia testimone Serena. Che è qui? Ah, è ciao certo. Serena, quindi anche, Serena. Anche lei canterina. Anche esatto, lei canterina. Esatto. E quindi volevano un po' rievocare Sister Act. Cioè, ah, tutte donne, no? No, però me nei vestiti. Ah, ok, no, credevo che il coro fosse al femminile, no, quindi misto. Ma solo chiesa o anche concerti vari? Certo, facciamo anche concerti in palazzetti, in teatri. Adesso ci stiamo specializzando anche nel fare musica di genere rock, insomma. Ah, però. Per tutti i gusti, insomma. Interessante. Età media, più o meno? Ma 35 anni. Beh, insomma, anche abbastanza giovani, giovani. Sì. Ok, e questo il primo l'abbiamo detto, poi? E poi però loro erano inconsapevoli, alle elementari mi volevo diventare una suora che andava in discoteca, quindi per una notte... diciamo che hai avuto un'infanzia turbata, se te lo posso dire, perché una sì. Suora che va in discoteca sono due immagini un po' strane. Ebbene sicuramente sì. Avrebbe fatto colpo, l'avrebbero notata, esatto. Però e come mai sta fissa della suora che va in discoteca? Cioè, scusa, anzi, domanda precedente, volevi fare la suora o volevi fare la suora che va in discoteca? Probabilmente volevo fare la suora che va in discoteca. Ah, ok, quindi non ti saresti accontentata del titolo no, monacale, diciamo così. Assolutamente no. Ma addirittura, e come mai sta cosa? Non lo so, mi ricordo che da bambina avevo detto questa è la maestra e probabilmente... Ah, addirittura la maestra, quindi in pubblico. Esatto, e non hanno chiamato in servizi sociali, no, tipo subito, no? All'epoca no. All'epoca no. Dopo mi sono redenta e sono... C'era più libertà. Ok, ci sono altri motivi? No, non penso, insomma, questi due. Questi due. Sì, beh, sì, permettimi, ne aggiungo uno, io siamo al convento. Esatto. E quindi comunque in qualche modo... Sono ritornata nella mia casa sì, ideale, insomma. Cioè, come dicevamo prima, sei nel posto giusto. Ma dici un po' come mai sei qui questa sera? Immagino che non sia perché festeggi i tuoi voti, insomma. No, assolutamente, festeggio il mio addio nubilato e l'8 giugno mi sposo con Alessandro, che saluto, e do un grosso bacio. E niente, ero inconsapevole di tutto, mi hanno organizzato tutte le mie testimoni e le mie amiche, quindi ringrazio tutte per la bellissima serata. Oh, inconsapevole, non ti aspettavi nulla? No, assolutamente no. Come ho chiesto a una ragazza quali erano i tuoi programmi per la serata? No,
non ho voluto pensarci perché ho detto mi affido a loro e so che sono in buona mano. Ah, beh, sapevi che c'era la festa, però. Sì, sì, ah, mi hanno preparato. No, perché ti dico, c'è un'altra ragazza che doveva andare a mangiare la pizza col suo moroso. Ah, cioè, lei era già pronta per andare a preparare a mangiare la pizza col moroso e sono venuta a prendere le altre. No, assolutamente. A Quindi me tu detto, sapevi della festa, sì, esatto, che sarebbe stata. Tre e mezza, trovati pronta, e total black, e così è stato. Ok, poi ti hanno aggiunto i dettagli. Total black, aggiunto dopo i dettagli. Bello, bello, bello. A proposito di amiche, raccontaci un po' al di là della tua testimone canterina, che poi ripresentiamo, dici anche i nomi delle altre, insomma, chi sono, cosa sono per te? Allora, Serena è mia testimone, Elena, l'altra mia testimone. Cos'è? 28 testimoni? Cos'è? Una chiesa di testimoni? No, due testimoni, una testa, io ho scelto due ragazze, ho scelto due ragazzi. Ok, ok. Poi c'è Manuela, che è la mia cognata. Ok, che facciamo testimone di riserva, che se una c'ha la febbre, entra in sostituzione. C'è la Silvia, che è la moglie del testimone di mio moroso. Perché fate sempre sti giochi alla Beautiful? Allora, 200... so che l'orario è tardo. Esatto, e noi le sinapsi maschili, cioè a una certa vanno a letto comunque, indipendentemente che tu sia presente o meno. Ripeti piano. Allora, Silvia, la moglie del testimone di mio moroso. Ok, ci sono. Okay. La moglie del testimone moroso, ok. Okay. Vai. Poi c'è Ambra, Elena, un'altra Elena, non quella di prima. Fe. Poi c'è Milena e c'è Eva. E non so se mi sono dimenticato. Sonia, beh, che ragazze è la fuori palla. È quell'altra ricciola, ok? E Tamara e Jessica. Poi là tante, cos'è? Una dozzina più o meno, no? Siamo in 13 con la sposa. Ah, 13, cioè tu. Cioè, mi piace che parla in terza persona. No, esatto, cioè l'ultima cena erano in 13 e giusto. Abbiamo voluto rievocare questo momento. Ah, addirittura, addirittura. Avete anche assegnato i ruoli? Mi interessano due tra tutti, chissà no, quali. No, meglio di no. Ah, niente ruoli, niente ruoli. Però avete rievocato il numero. Bene, bene. Allora, ci hai detto quando ti sposi con chi, vuoi anche dire qualcosa al tuo futuro marito, magari, no? Ci sta, dai, prendi l'occasione, c'è un microfono davanti. Va bene, Ale, beh, lo sai benissimo, ti amo, spero che passeremo tutta la vita insieme. E non siamo spera, su attenzione, spera, no, non è. Non siamo perfetti, ma sai che insieme facciamo la perfezione, quindi l'unione fa la forza. Bello, tra l'altro ci ha appena chiamato, le ragazze erano qui a testimoniare Checco Silvestre di Modà e ha chiesto che questa frase fosse scritta nella sua prossima canzone, quindi te l'ha rubata e te la ruberà. Chiedi diritti assolutamente, infatti ti ho avvertito adesso, fatti pagare profumatamente, era proprio frase d'amore tipica da canzone dei Modà. Bene, bene, tra l'altro dovete sapere che la sentite così allegra, spigliata e anche, come dire, colorata nel suo abbigliamento, anche se nero, però insomma si nota, ma mi dicevi prima che fa un lavoro serissimo, cioè esatto. da tailleur, da giacca è super completo, no? Esatto, sì, purtroppo nella mia vita ho deciso di intraprendere una strada, insomma, in salita. Lunga, perché molto lunga, esatto, però immagino anche soddisfacente. Oddio, sì, dai, diciamo di sì, faccio l'avvocato da qualche mese, mi sono fresca, fresca. Esatto, quindi faccio ancora in tempo a cambiare, per il momento sì. Però... Anche perché ricordiamo sempre, perché ci fosse collegato solo ora, che stiamo parlando con una ragazza che è partita col sogno di fare la suora che va in discoteca, quindi diciamo che l'avvocato potrebbe finire a diventare un gelataio domani, tipo dopodomani. E come mai l'avvocato? Come mai l'avvocato? Ah, non so, ho iniziato così per il senso di giustizia, un grande senso, esatto. Sì. Ho intrapreso questa carriera e... Beh, ti piace però? Sì, 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 sì. Ok, ma avvocato specializzato in qualche settore particolare o un po' per tutto? Nel ramo civile, prevalentemente, civile. Segue le società in particolare, civile. Ma... Ok. La domanda che tutti gli avvocati vorrebbero sentirsi fare è il libro con più pagine per cui hai studiato il tuo esame? Perché c'è questa nomea dell'esame degli avvocati, dei tomi da 800 milioni di pagine. Il libro più grosso, più lungo, te lo ricordi? L'esame più tosto? Procedura penale. Che già a dirlo, io sono svenuto a proprio a sentire il nome, già mi è passata la voglia di aprirlo. E neanche di leggere l'indice. Esatto. Procedura penale. Procedura che riassunto penale. Significa? È l'unico esame in cui mi ho detto no, grazie professore, ritento la prossima volta. Sì? Giaone, sì. Non ce l'hai fatta? No, ho detto fermiamoci qua, non voglio sapere il voto, ci vediamo la prossima volta. Ah, vabbè, poi l'hai passato immagino, certo, se no non saresti qui a raccontarci. Sì, 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 beh, sì, sappi sì. Che nella carriera universitaria ho visto una ragazza prima di me rifiutare un 29.
infatti, cioè, nel senso, è andata fuori, l'hanno presa a sassate perché non è possibile. Però tu sei stata onesta nella tua... Esatto. Volevi di più, ci mancherebbe. Esatto, o volevi esatto. fare meglio, forse. Esatto, esatto. Volevo far meglio. Ok, abbiamo detto tante parole. Io però chiederei alla ragazza Rizza di avvicinarsi a questo punto, perché tutti lo aspettano, tutti lo vogliono. È il momento di chiudere con una canzone. Per forza. Vai. Benissimo, allora... È già pronta. Sembra che l'abbiamo preparata prima. No, è tutto improvvisato. Certo, vai, certo. vai. Assolutamente. Allora, la nostra sposa... ci canterà una canzone. No, vi canteremo, non ci canterà, vi canteremo. Noi l'aiuteremo. Fate il duettino, vai. Noi l'aiuteremo. Scegli una canzone, sei tu la festeggiata. Ci sta. Scegli la tua canzone, Cavallo di battaglia. Vivo per lei. Fate Vivo per lei col coro gospel. No. Ah, ok. Infatti, no, io, vabbè, vai. Vivo per lei, accenno di Vivo per lei col duetto. No, completamente a cappella. Certo, completamente. Okay. Cioè, se ti faccio così. Però non so quanto aiuti come tonalità. Ecco, siamo in diretta. Volete un diapason? Vi do un la. L'hai scelta tu, va. Oddio. Vai. Beh, una che vi viene, se non una che conoscete bene, che provate col gruppo, col coro. Sere, hai qualche alternativa? I Will Follow Him. No, ti prego. Dai, super classico, ci sta. Dai, ci sta, I Will Follow Him. Vai col super classico. I Will Follow Him. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep. A mountain so high. Oh, featuring. Keep me away. I never. I will follow him. Follow him. Follow him wherever he may go. Never. Bello. No, non so. Bravi. Non so se si era capito, ma era un tentativo di inserirmi nel vostro coro. Cioè, era un controcasting. Sei ben accetto, cioè, ti aspettiamo. Mi sono autofatto un casting sfruttando la vostra esibizione. Guarda, lunedì 8:30 prova e ti aspettiamo. Bellissimo. Ricordami dove sei? A Castegomberto, Frisso Singer. No, il paese, insomma. Castegomberto. Vicenza, alle 8:30. 8:30. Perfetto. Mi alzo alle 4, alle 5 parto e più o meno per le 8:30. Alle 20:30, dai. Ah, ok. Allora è meglio, ce la posso fare. Ok, allora grazie Martina, grazie alle amiche, grazie per questa bellissima esibizione e soprattutto tantissimi auguri per il tuo futuro matrimonio e che tutto vada secondo i tuoi fantastici piani. Grazie mille. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Perfetto, brave. Bello. Ma quanti siete nel coro? Non me l'hai detto. Siamo 36. Ma avete anche le tonache, quelle blu, tipo da laureato americano. Abbiamo le tonache nere e abbiamo il sopra blu. C'è anche blu e... il sopra rosso della rosso. Oppure rosa nei periodi di matrimonio. Bello, bravi. Una bella... you